Ma io ho sentito con molta attenzione le parole dei colleghi che hanno con impegno e con dedizione hanno cercato di portare avanti quelle che sono le ragioni da parte dei firmatari di questa mozione di sfiducia. Io, visto come stanno andando ultimamente le cose in quest'Aula, sono invece un pochettino più realista, un pochettino più sfiduciato in una mozione di sfiducia, nel senso che oggi come oggi venire in Aula, Presidente, e cercare di convincere i colleghi senatori della bontà della nostra mozione di sfiducia penso che possa essere considerata una mission impossible. E quindi quello che aspettiamo e quello che ci aspettiamo è che la mozione di sfiducia la presentino i cittadini italiani a ottobre nei confronti di questo governo. Quindi oggi come oggi questa è solamente esercizio politico d'aula per poter condividere e per poter cercare di far arrivare, grazie agli organi di informazione, a più persone possibili quello che sta facendo questo governo. E quindi avrei potuto mettermi qui a parlare, dire e raccontare e spiegare le motivazioni tecniche per cui questo governo deve andare a casa. Le motivazioni tecniche le sapete benissimo, benissimo voi, le sapete benissimo perché le avete vissute in prima persona, siete stati gli attori principali di una telenovela, dell'ennesima telenovela, del peggior comitato d'affari messo in un governo della Repubblica Italiana. E di conseguenza siamo qui ad assistere ancora una volta a tutti i giochini, giochetti, ministri che si dimettono, gente indignata, sostituzioni varie di persone che, se non ci fossero state le intercettazioni telefoniche, le avremmo visti ancora sorridenti in quei banchi del governo. In una legislatura, io sono qua da pochi anni, ma in una legislatura in cui alla fine è vero che il Presidente del Consiglio è cambiato, ma la maggioranza alla fine è più o meno la stessa, noi ci siamo trovati ben tante persone che siedono a quel tavolo che hanno avuto pruriti da parte della giustizia. Penso al Ministro Cancellieri, penso all'ex Ministro Idem, penso all'ex Ministro Lupi, penso a tutte le famiglie Boschi, Renzi, Lotti e tutto quello che è successo e di cui abbiamo già parlato in queste aule e che abbiamo letto chilometri e chilometri di parole sui giornali. Penso all'ex Ministro Guidi, penso all'ex membro del governo De Filippo. Quindi ne abbiamo visti e temo che ne vedremo perché, come ben sappiamo, questa mozione di sfiducia farà la fine che farà. E quindi questo governo andrà avanti a regalare agli italiani un'umiliazione dietro l'altra. Io nelle scorse ore ero a Latina e per la campagna elettorale, ci siamo fatti 2 giorni a Latina e abbiamo incontrato centinaia di cittadini e con tutti abbiamo parlato di cose serie, di cose importanti, abbiamo parlato di riforma Fornero, quella maledetta riforma che buona parte degli italiani vorrebbero rimandare al mittente. Abbiamo parlato di immigrazione, abbiamo parlato di sicurezza, abbiamo parlato di lavoro, tutte problematiche che con questo governo non si riescono a trattare e non si riescono a discutere perché poi arriva la fiducia di turno, perché poi arriva il fatto che non si possano discutere in aula. E quindi oggi come oggi tutte queste cose ne parli con i cittadini. Ma a tutti i cittadini con cui abbiamo parlato abbiamo chiesto una cosa: cosa volete che dica a questo governo? Il 99% ci ha detto che questo governo deve andare a casa. E per noi questo governo deve andare a casa, deve dare le dimissioni. Ahimè, ribadisco, non le darà a causa o grazie a quest'aula parlamentare, ma la darà grazie ai cittadini italiani. Perché, cari cittadini, non la darà grazie all'aura parlamentare? Semplicemente perché questa maggioranza è una maggioranza retta da persone che sono state elette con i voti degli elettori del centrodestra, persone che in buona fede avevano messo sulla scheda elettorale e avevano fatto una croce su simboli che erano in antitesi a quelli di cui il Presidente del Consiglio fa
il segretario, e oggi come oggi saranno quelle persone che, tradendo il mandato elettorale che gli hanno dato gli elettori, tradendolo, permetteranno ancora una volta a questo comitato d'affari di rimanere seduto davanti a noi. E parlo dei colleghi che da sempre sono e appoggiano il Presidente del Consiglio, penso al signor Verdini and Company, penso agli amici, alcuni ex del Movimento 5 Stelle, penso, mi sembra di aver capito, anche alcuni ex leghisti che si sono innamorati ultimamente di Renzi. Quindi grazie a tutte queste persone, cari cittadini italiani, avremo ancora questo Presidente del Consiglio e questo governo. Prepariamoci, ottobre non è poi così lontano, una bella estate di vacanza e poi lo mandiamo a casa. Grazie.